cavallo. Mentre il premier Conte promette una cura da cavallo per rilanciare l'economia in Italia, la maggioranza torna a dividersi sul tema giustizia. Italia Viva in commissione vota ancora una volta con Forza Italia sulla prescrizione, mentre Matteo Renzi dal salotto di Porta a Porta avverte. Non può funzionare il ricatto di dirci o la pensate come noi oppure ve ne andate, perché se vogliono che ce ne andiamo va bene, ce ne andiamo. Ce lo devono dire che dobbiamo andarcene. Matteo Renzi rilancia, entro Pasqua ci sarà la sfiducia al ministro Bonafede se non viene cambiata la legge sulla prescrizione. Ma Renzi parla anche di elezione diretta del premier e torna a chiedere l'abolizione del reddito di cittadinanza. Io credo che qualcuno agli italiani e alle italiane, se continua così, gli farà venire il mal di testa con questo chiacchiericcio insopportabile del quale non si capisce il fine. Se Renzi dovesse sfiduciare Bonafede, è un problema o non è un problema per il governo? Io non ragiono con i sé, sono una persona che opera nei fatti tutti i giorni quotidianamente. Vedremo cosa deciderà di fare in futuro. Sfiduciare un ministro di un governo facendo parte della maggioranza significa sfiduciare il governo. Ha fatto le sue dichiarazioni, noi stiamo continuando a lavorare e andiamo avanti. Ma se sfiducia Bonafede è un problema per il governo? Non sfiducia nessuno. Cambiare reddito di cittadinanza e quota 100, invece cosa rispondete in questo caso? Perché Italia Viva insiste. Pure l'Europa ha detto che il reddito di cittadinanza ha dato un impatto positivo sull'aumento dei consumi, di persone che non potevano comprarsi il cibo da mettere in tavola, la carne da mettersi in tavola la sera. Se vuole visibilità Renzi vada magari, faccia il Grande Fratello, faccia l'Isola dei Famosi, non lo so. Su eventuale elezione diretta del Premier, abolizione di quota 100 e del reddito di cittadinanza, che sono proposte renziane. Allora, rispetto al reddito di cittadinanza va rivista la parte sulle politiche attive del lavoro, perché non riteniamo che stia funzionando bene. Su quota 100 abbiamo detto che è già morto di morte naturale, perché onestamente chi doveva fare la domanda l'ha già fatta. Per quanto riguarda invece l'elezione diretta, mi sembra il modo per, come si dice nel calcio, lanciare la palla in tribuna. Intanto è ancora caccia ai responsabili che alla Camera e al Senato starebbero organizzando un gruppo per sostenere la maggioranza al posto dei renziani. Si fa il suo nome tra i responsabili? No, non so altro cosa devo fare. Smentisce clamorosamente. Se fosse un esame del sangue, un esame del capello, che devo fare? Si sente responsabile? Non dico niente, ragazzi. Però grazie. La cena ieri è stata fatta. Nessuna cena. Nessuna cena, ci conferma, quindi non vi siete incontrati tra parlamentari. Vabbè, di ex Forza Italia. Ma l'avete inventata voi la cena? È un'invenzione giornalistica. Sì. Ci spiega solo perché non intende parlare, essendo, diciamo, una figura spesso chiamata in causa in queste ore. Ho capito, non intendo parlare per oggi. Ma esclude che in Forza Italia ci possano essere responsabili? Guardi, noi l'unico atto di responsabilità è chiedere il voto, perché è uno schifo quello che sta accadendo. Qui si tratta di non dire una questione di responsabilità per fare le cose, ma di tenere in piedi un governo che non fa niente. Voi ci sareste a governare con chi ha fatto parte, per esempio, di Forza Italia? Ma io penso che noi dobbiamo portare avanti dei temi che i cittadini aspettano da 30 anni. Però voi avete sempre detto no ai voti di Forza Italia, anche sui temi. Certo, però voglio dire, se si creano delle condizioni, che delle persone sono in grado di portare avanti delle tematiche rivoluzionarie per loro, perché no? Allora, eccoci qui.